batte il suo fioco tocco la martinella ed impaura le sagome d'avorio in una luce spettrale di nevaio. Ma resiste e vince il premio della solitaria veglia chi può con te allo specchio ustorio che acceca le pedine opporre i tuoi occhi d'acciaio. Quella che Lorenzo Bastida ha appena letto è una delle più famose poesie scritte da Eugenia Montale durante la sua permanenza a Firenze. E il libro delle occasioni, che conterrà questa poesia, uscirà in ottobre, a guerra già iniziata. L'urna li segnava a ognuno dei lontani amici l'ora che il gennaio si schiuse e nel silenzio si compì il sortilegio. È carnevale o il dicembre s'indugia ancora? Come lui stesso ha detto, cercai di vivere a Firenze col distacco di uno straniero, di un Browning, ma non avevo fatto i conti con i lanzi della podesteria feudale da cui dipendevo. Il giglio rosso. Il giglio rosso, se un dì mise radici nel tuo cuor di vent'anni, brillava la pescaia sugli stracci dei renaioli, a tuffo si inforravano lucide talpe nelle canne, torri con faloni vincevano la pioggia e il trapianto felice al nuovo sole te inconscia si compì il giglio rosso. Possiamo considerare la primavera hitleriana che abbiamo prima ascoltato, composta fra il 1938 e il 1946, oltre che uno degli esiti più sublimi della poesia di Montale, una delle espressioni più alte del suo allegorismo e simbolismo, nutrito di reminiscenze dantesche. Il poeta fa dell'ironia con i suoi stessi attrezzi del mestiere, svelandoci che la sua poesia è solo il risultato di parole molto importune che hanno fretta di uscire dal forno o dal surgelante e che appena fuori hanno l'aria di dirsi che sto a farci. La tua casa era un lampo visto dal treno, curva sull'Arno come l'albero di Giuda che voleva proteggerla. Forse c'è ancora o non è che una rovina. Piena, mi dicevi, di insetti, inabitabile. Altro comfort fa ora per noi, altro scopo.